Signore e signori, gentili ospiti, autorità convenute, l'Istituto Geografico vi dà il caloroso benvenuto. Tra qualche minuto avrà inizio la cerimonia di avvicendamento del comandante dell'Istituto Geografico Militare. Adesso un breve cenno storico dell'Istituto. Ci troviamo all'interno di Palazzo San Marco, sede storica dell'ente da più di 150 anni. Fu nel 1865, infatti, che l'allora ufficio tecnico del Corpo di Stato Maggiore si trasferì da Torino a Firenze, divenuta capitale d'Italia, in questo luogo, nel Palazzo dell'Antica Sapienza e in parte del Convento della Santissima Annunziata. Qui consolidò la sua struttura e dal 27 ottobre del 1872, con regio decreto, divenne Istituto Topografico Militare per assumere l'attuale denominazione di Istituto Geografico Militare nel 1882. La necessità di cartografia affidabile e aggiornata per fini militari e di sviluppo tecnologico e sociale era un'esigenza condivisa da gran parte degli Stati europei del XIX secolo. Anche l'Italia, da poco unificata, formulò un progetto cartografico che prevedeva il rilevamento del territorio del nuovo Stato e la formazione della carta topografica d'Italia alla scala 1 a 100.000. Un programma strategico di 277 fogli che impegnò l'IGM per quasi 30 anni, con rilievi eseguiti con metodo grafico diretto alla scala 1 a 50.000 e al 25.000 per le zone urbanizzate. All'inizio degli anni 20 si concretizzò il metodo di rilievo fotogrammetrico per realizzare carte topografiche utilizzando fotogrammi presi dall'aereo. Nel secondo dopoguerra iniziò la realizzazione della carta d'Italia alla scala 1 a 25.000 di tutto il territorio nazionale, i cui lavori terminarono nel 1966. A questa seguì la produzione della carta alla scala 1 a 50.000, in linea con la politica cartografica del Patto Atlantico e di quella dei partner europei. Sta per avere inizio la cerimonia di avvicendamento tra il 45esimo e il 46esimo comandante dell'Istituto Geografico Militare. In data odierna, il generale di corpo d'armata, Pietro Fornadelli, cede il comando dell'Istituto. Gli subentra il generale di divisione Roberto Vannacci, ufficiale paracadutista e precursore, già comandante della brigata paracadutisti Folgore. Signore e signori, fa il suo ingresso in sala il comandante militare della capitale, generale di corpo d'armata Rosario Castellano, accompagnato dal comandante dell'Istituto Geografico Militare eccedente, generale di corpo d'armata Pietro Tornabene, e dal comandante subentrante, generale di divisione Roberto Vannacci. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari dell'IGM, entrati! Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, ospiti dell'Istituto a sua disposizione. Grazie. Oso. Il generale di corpo d'armata Pietro Tornabene, comandante eccedente, rivolge il saluto di commiato al personale dell'Istituto Geografico Militare e dai gentili ospiti. Autorità, personale tutto dell'IGM. Signori e signori, amici tutti, cedo oggi il comando all'Istituto Geografico Militare. In questa cerimonia, velata di tristezza per il terribile incidente del 15 giugno, che ha visto perire dipendente dell'Istituto Tiberio Gherardini, Leonardo Sensitivi, il finanziere Michele Pellegrino, e dal quale è scampato miracolosamente Simone Bartolini, chiedo a tutti di alzarsi in piedi e osservare un minuto di silenzio. Attenti!
Riposo. In questo giorno il mio primo pensiero va alle loro famiglie che in questo momento soffrono di un dolore inconsolabile e ci inducono a ricordare il costo di una quotidianità che diamo per scontata ma che a volte esige un caro prezzo. A tutti loro il mio commosso, sincero e accorato pensiero. Con la consapevolezza di lasciare un'istituzione unica nel suo genere, che ho comandato con gioia e che mi ha arricchito umanamente, culturalmente e professionalmente, cedo oggi il comando per apprestarmi a vivere nuove esperienze fuori dal servizio attivo. Lascio il comando con un misto di sentimenti di dolore e di orgoglio. Dolore per lasciare tanti collaboratori che non sono stati solo professionisti, ma compagni di vita che con il loro esempio e il loro dialogo costante hanno reso felice la mia quotidianità ed addolcito momenti di rabbia, dolore e sconforto. Anche nella recente tragedia ho constatato l'unità di intenti, il profondo senso di appartenenza, la voglia di unirsi per fronteggiare meglio il peggio di tutto il personale dell'IGM e di cui io sono stato privilegiato comandante. In più di 150 anni dell'istituto in Firenze, dell'istituto in Firenze, 150 anni pesano e danno un senso unico di prestigio e di appartenenza a chi ne fa parte. In questo istituto mi sono innamorato di Firenze e dei suoi abitanti, mi sono sentito fiorentino per i fiorentini. In questa giornata particolare, in questa sala, non posso non guardarli e non sentirmi commosso nel lasciarli. In voi non vedo collaboratori, né dipendenti, ma compagni di vita, maestri che mi hanno insegnato tanto, sia umanamente che professionalmente. Tutti voi avete lasciato una traccia indelebile nel mio animo e in questo momento non si possono riferire parole sufficienti per manifestare il mio affetto e la mia gratitudine per voi. Ho avuto il privilegio di dirigere uomini e donne eccezionali che hanno dimostrato un attaccamento unico all'istituzione e alla nazione e che quotidianamente svolgono un servizio indispensabile, non alieno, dai impegni gravosi che a volte possono chiedere un pesante contributo. Durante questi anni all'IGM e nei passati 43 votati per la maggior parte all'attività di comando, ho avuto il privilegio di apprezzare come comandare sia un onore raro, oneroso, ma meraviglioso, capace di dare soddisfazione come nessun'altra professione può dare. Ho sempre voluto fare il militare, e l'ufficiale in particolare, e di fronte a voi, al compimento della mia carriera attiva, non posso non manifestare la mia gioia nell'aver realizzato tutti i miei sogni e per aver fatto esperienze in patria e all'estero che hanno dell'eccezionale e che mi hanno portato a conoscere tanti grandi. Grazie alla vicinanza di mia moglie, sempre al mio fianco, dal primo giorno che ci siamo conosciuti nel giugno 1988, e che mi ha donato una figlia bellissima, non sento di aver fatto sacrifici. Ogni nuova città, in Italia e all'estero, ne abbiamo cambiate più di 15, abbiamo perso il conto veramente, è diventata la nostra città, così come è successo a Firenze. Mi sento un beneficato ed un privilegiato dalla vita, e non ho parole per ringraziare per quello che ho avuto. In questi 6 anni di esperienze condivise abbiamo lavorato con gioia ed impegno al fine di mantenere alti gli standard tecnici e addestrativi dell'istituto, non dimenticando mai il benessere del personale ed il mantenimento e il miglioramento delle infrastrutture, dando prova tangibile di una professionalità vera che ha saputo manifestare nel quotidiano l'amore per la nostra nazione. Abbiamo dimostrato con i fatti che nell'ambito di quello che potevamo fare, l'abnegazione silenziosa che rifugge i riflettori per contentarsi del piacere di aver fatto bene, questo è stato il nostro obiettivo. E la carenza di risorse non è mai stata alibi a non fare, a girarsi dall'altra parte. In voi, colleghi ed amici, che avete avuto la pazienza di lavorare con me, ho trovato sinceri amanti della patria che sempre hanno risposto a quanto richiesto, con disinteressato amore e attaccamento istituzionale. Lascio il comando al generale di divisione Roberto Vannacci,
che con la sua variegata esperienza professionale e la sua cultura saprà assicurare e preservare il patrimonio immenso di conoscenze e capacità dell'Istituto. A lui i miei migliori auguri e un grazie per quanto farà per il bene dell'IGM. Esultando vi chiedi ancora una volta ad operare sempre consapevolmente, entusiasti della professione che abbiamo scelto tutti noi e fieri di essere parte di questa meravigliosa istituzione che l'Istituto Geografico Unitario vi sono tutti e vi auguro ogni bene. Viva l'Istituto Geografico Unitario, viva l'Esercito e viva l'Italia. Ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'IGM. Aiutati! Ufficiali, sottufficiali, graduati, soldati e personale civile dell'Istituto Geografico Militare, in nome del Capo dello Stato, da questo momento riconoscerete quale vostro comandante il generale in divisione Roberto Vannacci. Dell'esercito italiano, chi subentra in comando tace, e io non sono superstizioso, però ci tengo alla tradizione, quindi non farò alcun discorso. Ci tengo però a ringraziare tutti quanti, in primis il generale Castellano, che rende prestigio con la sua presenza a questo cambio di comando. Secondariamente voglio dire un grande grazie al mio predecessore, amico, generale di Corpo d'Armata Pietro Tornatelli. E lo ringrazio perché mi dà serenità. Mi dà serenità in quanto ha stabilito un'asticella talmente alta in riferimento all'efficienza, all'efficacia e alle qualità di questo istituto che so benissimo che non potrò mai pareggiare. Quindi assumo il comando con grande serenità, sapendo che il meglio di lui sarà difficile riuscire a fare. Grazie Pietro, grazie per me. Ringrazio tutti i dipendenti indistintamente dell'Istituto e tutti gli amici dell'Istituto, perché con il loro lavoro hanno continuato a far vivere un'istituzione che è viva, che serve, che è efficiente e che è un patrimonio dell'interità. Quindi grazie per il vostro lavoro, sono sicuro che continueremo a lavorare insieme come lo avete fatto sino adesso. E poi ringrazio tutti voi, amici, cari dipendenti, tutti quelli che siete voluti intervenire a questa cerimonia, nonostante il periodo triste,
perché conferite empatia, partecipazione e calore umano a questo evento. Grazie di cuore. L'ultimo, scusatemi, ma non per ultimo, vorrei ringraziare la mia famiglia. Sono qua presenti mia moglie e le mie due piccole figlie, Elena e Michela. La mia famiglia che mi ha supportato, ma soprattutto sopportato, in tutta questa vita professionale in difesa della patria. E che sono sicuro continuerà a farlo in questa nuova avventura al comando dell'Istituto Geografico d'Italia. Io chiederei a mia moglie e alle mie figlie di venire qua, se non lo consentite, vorrei onorarle. Nei prossimi mesi.
È sempre lì in chiesa, ho riflettuto sul fatto che da soli si può vincere una gara. Ci sono sempre, ho sempre visto con cautela, con grande dubbio di individualismo, perché insieme poi si vince il torneo e voi l'avete già vinto. Dovete dimostrare veramente pochissimo al nuovo comandante, perché siete già in pista a 300 all'ora in una Ferrari. E il comandante nuovo, il subentrante, ha un background completamente diverso da quello istituzionale GM e da quello territoriale, perché proviene dalle forze speciali. Però proprio perché proviene dalle forze speciali ha assunto due secondi fa il comando di un istituto veramente speciale. Di quello che l'istituto ha fatto nei 5 anni di comando di Torrambene, di Pietro e nei miei 3 anni di comando, nei quasi 3 anni di comando della capitale, sarebbe troppo lungo, partiremo oggi e finiremo domani. Però voglio soltanto menzionare che le relazioni che sono state instaurate e stabilite, Torrambene era la punta di iceberg. Pietro era la punta dell'iceberg, ma non si muove l'iceberg se non c'è sotto un qualcosa che lo muove. Quindi ringrazio tutto lo Stato Maggiore e tutta la componente civile che vi ha dato una mano nel portare avanti il nome grandioso dell'Istituto. E ricordo come ultimi eventi l'aver instaurato queste relazioni regionali e comunali con le autorità locali, ha ricevuto l'istituto, il Fiorino d'Oro, il Pegaso d'Oro, la commemorazione del francobollo e con visite di altissimo spessore istituzionale. Chiaramente l'altro ieri doveva venire il Presidente della Repubblica, che per la terza volta, questa volta è capitato, per la terza volta non viene per motivi, per altri concomitanti motivi urgenti nazionali. Saremo più fortunati la prossima. Quindi generale Pietro Torrambene lascia con fierezza e orgoglio questo istituto. Credete che a parte l'aspetto professionale, c'è un aspetto umano che lo contraddistingue e che lo fa emergere tra i paria. E con fierezza, orgoglio e soddisfazione di aver raggiunto dei traguardi veramente di primissimo spessore. Chiaramente nei suoi trasferimenti gli ha detto quanti sono, 14, 15, 15. Chiaramente lui ha sacrificato del tempo alla sua famiglia, e il tempo è un bene prezioso. E ce ne accorgiamo del bene prezioso quando questo viene a mancare. Ed ecco per questo il motivo e la ragione per la quale dobbiamo dedicare di più il nostro tempo alle persone che ci sono care, quelle che ci sono vicine, quelle che ci aiutano con i momenti di crisi, quelle che quando siamo nervosi o quando c'è un momento di una problematica da risolvere non si allontanano, stanno vicini, c'è bisogno, che cosa posso fare per te? E questo chiaramente in primis viene la famiglia. Con Alessandra che sta trattenendo le lacrime perché abbiamo cenato insieme ieri sera, l'altro ieri. Ieri sono stato alla Reggimento Paracadutisti del 186, dove sono dato anche io la bandiera, perché anche io dovrò tra una settimana lasciare il comando e lasciare anche il servizio attivo. Ed è quindi
comprendo perfettamente lo stato d'animo di Pietro. Comprendo anche la gioia e la contentezza di Roberto Vannacci. E anche lo scambio di posto è qualcosa che viene percepito poco, però è una cosa importantissima, perché io ero felice quando stavo da sinistra a destra, scontento da destra a sinistra. E quindi nel brindare, non brindiamo oggi per rispettare quelli che nell'assolvimento del loro dovere, delle loro funzioni, sono incappati in una disgrazia. Quindi non ci sarà brindisi, però al termine di questa cerimonia, quando vi stringerete la mano attorno a bere, fatevi tutte le domande di questo mondo, tranne lui. Come ti senti e cosa farà? Perché lui risponderà in automatico, va a memoria, risponderà a tutti la stessa cosa. E non chiedete se sei triste e contento, perché ce l'hanno una bene, è triste, e ve lo posso garantire. Dicevo, sono andato a salutare la bandiera, perché la bandiera del 186, poi ho comandato la folgore, chiaramente, io ho avuto tutte le bandiere dei reggimenti, ma è quella a cui mi sono legato di più dal punto di vista affettivo e sentimentale. E, a dire la verità, anche con questo istituto, stranamente, dirigendo il comando capitale da Roma, mi sono affezionato veramente parecchio, a punto tale che sono venuto più a Firenze che nelle altre basi, negli altri reparti, alle mie dirette dipendenze. E quindi io esprimo questo senso di gratitudine a tutti voi che mi avete regalato questo momento importante della mia vita professionale. Dicevo, Vannacci, Roberto viene dagli incursori, quindi, come parlavamo prima in una chiacchierata davanti a una tazzina di caffè, ha detto che farà come che farà fare la violancia a tutti quanti voi, è il minimo. Lui ha la pecca di aver fatto, l'ha detto per la difesa della Federazione Russa, è stato cacciato, diciamo, è stato cacciato da Putin, perché gli siamo passati dalla guerra fredda alla guerra, per noi tiepida, grazie a Dio, ma per qualcuno calda. E quindi vi chiedo con tutta l'anima e con tutto il cuore di regalarvi lo stesso affetto, la stessa sincerità, le stesse capacità professionali che avete a lui. A lui che, nonostante appartenga alle forze speciali, come indole, ha anche un bagaglio culturale consistente. E questo ce lo siamo detti, perché poi il paracadutista, come quello che fa la violenza, qualche cosa deve finire. No, no. E avendo avuto anche le dipendenze, ho compreso che forse tanto l'incursore non doveva fare, doveva fare un'altra cosa. Quindi è la persona in questo momento adatta, sia per spirito di iniziativa, che lo avete visto quando è uscito due volte fuori dal protocollo cerimoniale, primo parlando, dicendo che doveva stare muto, e non è stato muto. Il secondo uscito fuori dal protocollo e salutare la consorte, che ringrazio per essere anche lei qua, con le sue due bellissime figlie. Quindi è un ufficiale dal quale vi potete aspettare di tutto, dal punto di vista capacità intellettuale, dal punto di vista capacità professionale, dal punto di vista capacità umana, perché è anche umano. Quindi nel salutare tutti quanti voi, vi ringrazio di nuovo per questo
senso di affetto che avete dato a un ufficiale che torna bene, che ho avuto modo di conoscere nelle varie operazioni sia nazionali che internazionali, e l'ultima l'abbiamo vista a Kabul, in Afghanistan. E proprio 3 giorni fa parlavo con il comandante dell'Afghanistan, il generale John Nicholson, e tra i nomi che si ricordava, mi ha comandato per 3 anni l'Afghanistan, tutto l'Afghanistan, si ricordava di Pietro Cornabene, per quanto lui avesse fatto, infatti, nel rientrare ha ricevuto la massima decorazione nazionale. Nel ringraziare tutti quanti voi, vi auguro una buona giornata e vi prego tutte le domande tranne due. Grazie. Accompagnato dal comandante dell'Istituto Geografico Militare, generale di divisione Prudente Vannacci, e dal generale di Corpo d'Armata Pietro Cornabene, lascia il luogo della cerimonia. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di gruppo dell'IGM, e tutti! Grazie. Signore e signori, gentili ospiti, autorità, la cerimonia di accettamento del comandante dell'Istituto Geografico Militare è terminata. Grazie a tutti.